Con il sindaco Matteo Perazzetti, insomma, nell'arco di qualche giorno si è risolto tutto e credo per il meglio e per il bene dell'Angolana e di Città Sant'Angelo? Città Sant'Angelo ha risposto in maniera positiva a quella che era stata la richiesta della società che aveva lanciato questo appello agli imprenditori angolani, naturalmente grazie anche a quell'incontro con i tifosi che ha risvegliato un attimino l'orgoglio degli angolani. È scesa in campo una cordata di imprenditori che oggi vuole aiutare naturalmente questa società nella difficoltà per poter proseguire il calcio a Città Sant'Angelo. Sindaco, quale poteva essere il pericolo della paventata e teorica fusione? Perché qualcuno ovviamente durante quell'incontro ha palesato tutto ciò. Non credo che vi fosse mai stato un pericolo, anche perché gli interlocutori che ho potuto conoscere, con che ho potuto apprezzare per la loro schiettezza e anche per la loro concretezza, non davano nient'altro che la continuità di un progetto. Naturalmente un progetto che non vedeva la continuità con quella che era la storia di Città Sant'Angelo, quella Renato Curi che ha vinto i campionati di Serie D, quella di eccellenza che è stata in Serie D per tanti anni. Quindi un gran pericolo non c'era, però non si cancella una storia gloriosa come quella di Città Sant'Angelo, e gli angolani non l'hanno voluta permettere questo e hanno voluto proseguire in questo senso. Noi come amministrazione non abbiamo fatto nient'altro che assecondare la volontà degli imprenditori ed oggi scendiamo in campo insieme a loro e insieme alla società per costruire un futuro più roseo per questa società. Qual è stato il suo ruolo? Credo insomma un ruolo importante per ottenere questa mediazione. E cosa si aspetta adesso non da sindaco, non da primo cittadino, ma da tifoso dell'Angolana? Sono stato forse una persona che ha ascoltato un pochino tutti e ha visto un attimino quelle che potevano essere le prospettive. Ho una mia idea della società, l'ho voluta condividere con questa nuova cordata, l'ho condivisa anche con la vecchia cordata e anche con chi voleva entrare a Città Sant'Angelo a far calcio. Tutti quanti avevano comunque dato la loro disponibilità a questa visione. Oggi il panorama si è andato a costruire in questo senso, ma la visione deve essere quella di riportare le società di Città Sant'Angelo, anche seppur minori, che giocano fuori a Città Sant'Angelo come seconde squadre o come seconda squadra del Renato Curi Angolana, costruire un grande settore giovanile unico per riuscire a dare continuità e soprattutto forza a quella che è la prima squadra e la seconda squadra, dando anche un futuro ai giovani angolani. Questa è la visione mia e che ho voluto condividere con la società.